corpo e preghiera. Nobiltà di un filo d'erba. Di Jean Apsa. A cura di Martino Nicoletti. Legge Ilaria Gabbi. Libro quarto. La grotta di cristallo. Le parole che ti guidano sono quelle che ti scortano anche. Ora che hai appreso ad alzare la vela ed abbandonarti al moto dell'infinito oceano, ti domando di farti umile pellegrino nel tuo stesso corpo. Il respiro, che ti ha ammaestrato sin qui, ha aperto la via. Prosegui dunque. Perlustra la tua pelle servendoti della sottile piuma della tua attenzione. Penetra ora in ogni tua fibra, in ogni tuo muscolo. Penetra in ogni tuo osso, addentrandoti sin dentro il midollo. Conosciti in questo modo, accarezzando e introducendoti con il lucido sguardo interiore nella tua viva materia. Scendi nell'intimo di ogni tua cellula e, come già conosci, poniti all'ascolto. Tu, che hai imparato a percepire la tua carne come dimora delle maree, porgi ora il tuo orecchio al moto incessante del fiume di sangue che ti pervade. Ascolta il rumore della sua corrente e da questa impara come il tuo corpo immobile non è mai, mai in moto, neppure per un istante. Penetra nelle tue arterie e resta in ascolto. Tu lo senti, tu senti che in questo fluire si cela un incessante pulsare. Osserva questo scorrere e seguilo fin dove ti conduce. Esso ti aspirerà, ti travolgerà, ti trascinerà, riportandoti nuovamente al luogo senza luogo da dove è iniziato. Tutto perlustra e, dall'interno di te, tutto conosci in questo modo. I tuoi piedi, le tue gambe, come grandi colonne piene di vita, il tuo bacino, che è coppa, che contiene e sostiene. Il tuo sesso anche conosci e, di esso, il suo rilucente vigore. Ascendi ancora e affonda le tue mani invisibili nelle calde e vive viscere. Percepisci la loro forma, senti la loro consistenza e temperatura. La somma intelligenza che regna silenziosamente in ciascuno dei tuoi molli organi. Cogli e sprofonda nella saggezza che governa la perfetta armonia del loro operare, come di famiglia che concorre ad un unico bene, come di consorzio divino che si adopera per la tua sopravvivenza e salute. Ascolta e ringrazia di tanto mutuo agire che avviene ininterrottamente, senza che tu ne abbia coscienza, senza che tu debba affaticarti in esso. Ascendi ancora, proseguendo dunque verso il grande mantice del tuo diaframma e dei tuoi polmoni. Fonditi al loro movimento e alla potenza del respiro che ha qui la sua dimora. Ascolta il ritmo, riposa nuovamente in esso. Senti l'aria che riempie e vuota ritmicamente queste due grandi cupole di carne cava. Riprendendo a muoverti, ascendi ora attraverso le tue vertebre, che sono il pilastro del tuo corpo e che, come ponte, donano unità alle diverse sue parti. Senti la loro forma, la loro diligente mobilità e la vita che scorre nel loro vuoto centro. Con breve balzo dalle tue vertebre raggiungi e perlustra dunque le tue spalle, le tue braccia e le tue mani. Ascendi sino al tuo capo, che è dimora del pensiero, e scandaglia infine il tuo volto, la sottile pellicola che ti annuncia al mondo e che di te fa persona. Compiuta per intero questa potente ascesa dentro di te, senza paura, dopo un istante di pausa, ti domando ora di riscendere nuovamente e di dirigerti lì verso la sorgente di tutto questo scorrere e di tutto questo fluire.
Segui la corrente, segui il ritmo che è qui, Signore. Nulla ti dico, poiché tu stesso vedrai con chiarezza come questo avanzare altro non sia se non un nuovo discendere. Abbandona ora ogni sforzo. Spoglio più dello spoglio, nudo più del nudo, vuoto più del vuoto. Lasciati condurre. Adesso, come in ogni istante della tua vita, tieni vividamente a mente quanto ti dico. Tutto ciò che non è abbandono è in vero soltanto superstizione. Sì, discendi di nuovo sino a raggiungere il centro del tuo petto. Porta la tua mente sin qui e lascia che rimanga in pura e placida contemplazione. Ora, qui, davanti a te, ecco il luogo ove la tua carne si inabissa nel mistero pieno della vita e della presenza che vi abita. Eccoti, tu solo di fronte al tuo cuore. Ascolta la carne che pulsa come il pugno di una mano chiusa dentro cui guizza indomito uno zampillo inesauribile di vita. Senti la forza di questo muscolo che spinge il sangue in ogni tua cellula e lo riassorbe in sé per lanciarlo nuovamente lontano. Senti come tu sia potenza, senti come tu sia cerchio e come questo stesso tuo cerchio sia attraversato dal perimetro infinito di questo nostro universo. Ascolta il ritmo del tuo cuore che è il padre di ogni altro ritmo che esiste in te. Senti come questo moto, sebbene in te, non sia tu, né a te appartenga. Senti come al contrario esso giunga da lontano, da un luogo che non potrai descrivere o definire in nessun modo. Senti come questo pulsare senza fine ti inondi in ogni tua parte e al tempo stesso come infinitamente ti superi. Bagnati ora in questo mistero e in esso sosta. Lo so, non può essere che così. Giungendo al cospetto del tuo cuore, le tue gambe si fletteranno da sole, senza accorgertene, con il volto pieno di lacrime. Ti ritroverai in ginocchio. Non potrai sbagliarti, questo è il luogo. Qui giunto, tutto si farà chiaro per te. Attraversata la soglia del tempio di carne, ti troverai di fronte al più sacro dei tabernacoli. Piega il capo, poiché egli qui abita. Qui da sempre, egli dimora in te. Non parlo della potenza del muscolo che tiene in vita il tuo corpo e che infonde in esso il calore. La carne è infatti solo la forma più densa, l'analogia tangibile di un altro organo, di un'altra vita e di un altro moto. Ciò che ora si dischiude qui, di fronte a te, è in realtà il cuore del tuo cuore, il centro del tuo centro, la vita della tua vita. La vita della tua vita, quella che, ovvero, ovunque identica, fa muovere i primi passi al piccolo di una tigre, quella che riconduce al nido la rondine e che fa drizzare il fragile germoglio che dalla terra emerge. La stessa identica che amorevolmente sostiene te. Questa è la dimora della potenza che, come possente colonna, ha eretto la tenda del tuo corpo quando per la prima volta hai respirato uscendo dal grembo di tua madre e che ti rapirà facendo crollare il tetto della tua casa quando esalerai il tuo ultimo respiro. Sì, tu sei tenda ed egli colonna, cuore del tuo cuore, centro del tuo centro, vita della tua vita. Resta in ginocchio davanti a tanto mistero. Ora qui di fronte a te l'essere
del tuo stesso essere, l'origine della tua origine, la sorgente della tua sorgente. Qui l'infinita e inesauribile dimora del silenzio vivo. L'utero è il seme di ogni parola, di ogni suono, di ogni atto e di ogni ulteriore silenzio. Costui il tuo Signore. D'ora in avanti, Lui e solo Lui sia per te il tuo unico maestro. Nudo, vuoto, trasparente, cessando tu di essere, egli soltanto sarà. Sappi, al centro di questo cuore, che si trova nell'esatto centro del tuo corpo, è scritto il tuo vero nome, nel tuo petto la sillaba sacra, il cristallo e la via che conduce all'aperto. Qui la fonte inesauribile, qui l'eterno albero della vita, qui il giglio bianco e la rosa rossa, qui la prospera vite. Quando ti verrà fatto cenno, avvicinati al tabernacolo e aprine la dorata porta. Sii pronto a tanto. Scostando l'uscio comprenderai. L'essere del tuo essere è a te più vicino di quanto tu possa esserlo a te stesso, come goccia infinita di vivo mercurio che sempre sfugge quando si tenti di toccarla, come sguardo senza contorni che mai si assoggetta al tuo sguardo. Egli è in vero davanti a te, dietro te, attorno a te e in te. Egli è te. Lampada chiara, sempre accesa e mai estinguibile. Sia che tu sia a occhi aperti o chiusi, che tu vegli o dorma, che tu sia vivo o morto. Apri l'uscio e lasciati condurre. In un solo istante sarai incendiato. In un solo istante sarai divorato. Lasciati consumare per intero dalla fiamma della tua stessa origine. Lascia che l'opera si compia, poiché solo svanendo completamente in questa abbagliante luce, tu avrai modo di scorgere per la prima volta il sembiante del tuo vero volto. Il tuo vero volto che è il suo vero volto, il suo vero volto che è il tuo vero volto. Sei giunto a destinazione. Ora non voler discernere, non voler più distinguere. Nulla qui è più da distinguere. Mai separati, da sempre uniti, da sempre inestricabilmente uniti in un unico infinito abbraccio. Chi sei tu? Chi egli? Questo sappi, quando tu ti rivolgi a lui, in realtà egli già avanza verso di te. Dove egli è, tu sei. Dove tu sei, egli è. Lacrime scorreranno sul tuo viso, calde lacrime che ti colmeranno di felicità, come di consumato naufrago che dopo aver peregrinato per incalcolabili eoni, condotto da vento favorevole, faccia ritorno al suo quasi dimenticato porto e da lì alla sua stessa antica casa. Da qui in avanti, più tu tenterai di spingere oltre il tuo sguardo, più sprofonderai nell'infinito. Questa dimora splendente di luce è, per sua natura, dimora anche d'amore e di beatitudine. Luce, amore e beatitudine sono infatti uno. Uno e solo uno, non divisibili. Ciò compreso, immergiti nell'oceano vivo e senza fondo che si estende in questo tuo cuore. Non un sentimento, nulla di tuo, nulla che ti appartenga, ma unicamente una potenza presente e vibrante, una colonna di fuoco, una colonna di luce, una potenza viva e cosciente che ha il potere di congiungere, riunire,
avvicinare e infondere unità a ogni cosa e circolarità ad ogni movimento. Amore vivo nel tuo petto. In te risiede ed opera infatti la stessa identica forza che imprime agli astri il movimento, che mantiene ognuno di essi nella propria equilibrata orbita e che fa da fuso alle galassie mentre si dipanano nel loro vortice. Rimani assorto in ascolto. Intendi le cose in tal modo e ancora una volta intendi soprattutto come in ogni istante tutto è compiuto. Nulla pende, nulla tende, nulla manca. Nessuna macchia, nessuna imperfezione in tutto ciò che esiste e accade. Ciò ti basti. Una volta che avrai visitato il tabernacolo di cristallo che si cela nel tuo corpo di carne, rimani assorto in ascolto. Dimora, dimora, dimora nel giardino del tuo cuore. Così facendo, con facilità comprenderai come nulla sia più necessario compiere. Nulla più, poiché in totale semplicità realizzerai come ogni istante è in sé perfettamente sferico e completo. Nulla pende, nulla tende, nulla manca, nessuna macchia, nessuna imperfezione in tutto ciò che esiste e accade. Terminato è l'esilio. Sei tornato a casa. Sei tornato nella patria delle tue origini. Sei tornato dove, senza saperlo, sei sempre stato. Tutto già è. E soltanto te attende. Ciò ti basti.